Ecco, visto che l'ha anticipato Giulia, lo sottolineo anch'io, che stamattina abbiamo fatto una prova di connessione in diretta con tutte e tre e le ho interrotte tutte che stavano studiando. Cioè, ragazze, qua, oltre a essere delle grandi professioniste, studiate anche. Alice, anche col professore, giusto, mi dicevi? Sì, 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 dai, siamo riusciti a organizzare tutto stamattina, dai, abbiamo fatto la prova e bene. Anzi, allora, addirittura stiamo usando i libri per sostenere qui lo schermo, quindi hanno una grande funzionalità i miei libri. Hai visto il peso della cultura? Esatto, esatto. Ecco, una domanda che volevo fare poi a Giulia, l'anticipa Erika Vizzi. No, Erika Zizzi. Qualche mi ha detto... Ecco, perché qua è una vostra amica, infatti dice baby non odiatemi. Qualche aneddoto della convivenza Bresciani-Pamino. La mangusta, la mangusta, la racconti te la mangusta. Vabbè, questa faccia no. di Giulia la clippiamo perché è stata bellissima. Allora, la mangusta, Giulia, io non so di cosa stiamo parlando, però vai. Perché allora, praticamente un pomeriggio prima di andare all'allenamento vado in sala, noi abbiamo ste tende in sala e ho visto una macchia un po' scura, però pensi sarà l'ombra, ok, mi avvicino, c'era la cosiddetta mangusta, era così, era un affare così sulle tende, per me era una cavalletta gigante, quindi io ho iniziato a urlare, lei non lo so, era in camera, non mi ricordo dove tu fossi. Quindi io ho iniziato a urlare, ho scritto a tutti che io non sarei andata all'allenamento con quella roba che mi continuava a stare in casa. Quindi per me ho scritto all'allenatore, tutti, sappiate che io non vengo se nessuno mi toglie sta roba di casa, perché me ne vado via da casa, chissà dove va a finire. E quindi gli ho detto a lei cosa facciamo, io continuavo a urlare, cioè veramente schifo. E alla fine abbiamo chiamato la signora del piano di sotto, che avrà 80 anni almeno, povera signora, con Pam che l'ha aiutata a salire le scale. Questa signora è arrivata con i guanti. Ah, ma che volete che sia? Io avevo timore perché ho detto ora gli scappo, figurati. Ci affittiamo, no? Invece in 2 secondi la presa, calma, e continuava a sventolarla davanti dicendo non è niente. Io ero lì così. Però alla fine la signora ci ha salvate. Mamma mia, veramente. Santa donna, quindi, in questo caso. No, no. Quindi a referto potevate non andare per colpa di una cavalletta gigante. Mamma, hanno scritto proprio tutto sul gruppo della squadra, compresa urla, hanno scritto tutto. Vocale, oddio, spettacolare. Ero disperata. Spettacolare.